ragazzi, a questo nuovo video di Passione Fishing Planet. Allora, noi ci troviamo oggi come promesso dopo la live della settimana passata, in questa nuova location, in questa nuova situazione, per affrontare tutti insieme il lago del Weeping Willow con le sue missioni e insomma con tutte le vicissitudini che porta. A questo punto io direi che possiamo tranquillamente trasferirci in game senza stare a perdere troppo tempo in chiacchiere, vedere un minimo l'attrezzatura che mi sono portato per questa prima missione e poi andare a caccia delle nostre carpe, no, carpe, dei nostri pesci. Allora andiamo in gioco e vediamo. Eccoci qua, allora questo è il nostro lago, la nostra meta, ecco qui con i suoi spot. E allora andiamo a vedere velocemente l'attrezzatura che mi sono portato dietro. Allora, mi sono portato dietro 6 canne su 7, innanzitutto 6 canne su 7 perché non vedo la necessità di riempirmi di attrezzatura. In queste 6 canne su 7 abbiamo le prime 3 che sono a galleggiante, abbiamo una nero 4,50, essendo comunque pesci piccoli e di limitato peso. Abbiamo portato canne abbastanza leggere, tipo appunto la nero 4,50, la Phoenix 4,50, la Brutus 300, la Featherlight canna spinning 190 e due big galli 4,50 per un'eventuale pesca sul fondo, equipaggiate di pasturatore, ma il pasturatore lo utilizziamo solo come peso eventualmente. Le nostre esche che vanno dai gamberi di fiume tagliati, piccoli mignoli, impasto di piselli, mais, marshmallow, pane con miele, bigattini, insomma tutte quelle cose, non mancano mai larve, le zanzare e lombrichi, di cui questi pesci sono ghiotti. Andiamo direttamente in mappa per vedere a questo punto della nostra stanza privata, per vedere a questo punto quali sono i pesci che interessano la nostra missione, e poi dopo ci sistemeremo in modo da poter insomma, a trovare al meglio e più velocemente possibile questi nostri pesci, queste nostre prede. Allora, la Bigalli in cattura. E anche la Brutus. Allora, il persico, eccolo qua, persico da trofeo, conserva, andiamo veloci perché stanno suonando molte canne, andiamo velocissimi. E quindi il primo pesce è stato catturato, vediamo qua che cosa abbiamo. Niente di interessante, una brante, non ci interessa. Vediamo un po' qua invece che cosa abbiamo in cattura, qualcosa anche di interessante perché alla fine sta tiricchiando abbastanza. Vediamo se fa parte della lista. Presa con il galleggiante, amo 2.0, no, mi pare che sia soltanto un luccio normale. Niente di interessante, no? È un luccio, quindi non è quello che ci interessa. Però vi faccio ugualmente vedere dove ho preso questo pesce, perché ho preso il persico che fa parte della lista. Allora, l'ho preso praticamente, ora non sto a mettere il punto perché sennò metterei il punto del luccio, vabbè, lo metto poi nel caso lo tolgo. Ecco qua, l'ho preso in questa zona qua, però ora c'è scritto luccio, ma voi calcolate che ci ho preso anche il persico, praticamente a questo spot qua, questo spot in direzione verso queste isolette, queste macchie verdi in questa zona qua. Adesso cerchiamo di andare avanti e di catturare il resto dei pesci sulla lista. Allora, ragazzi, la Bigalli nuovamente cattura, vediamo. Allora, la carpa prussiana
È stata catturata capo da trofeo 1,154 kg, 32 cm 141 crediti. Niente di particolare, però insomma, mettiamo subito un bel punto sulla mappa per farvi vedere dove l'ho catturata. Ecco qua, precisamente in questa zona qui, con larva di zanzara a fondo. E vi dico anche l'amo, perché non me lo ricordo, amo dell'uno con la Big Ally. Andiamo avanti con il carassio, la tinca e la tinca dorata. Allora ragazzi, la Big Ally in cattura, tutte e due le Big Ally in cattura. Vediamo cosa tiriamo fuori. Tinca dorata, 631 grammi, 31 centimetri. Vediamo l'altra Big Ally. Non riesco a vedere che cos'è. Vediamo. È un'altra tinca dorata. Allora, addirittura è trasparente questa tinca dorata. Non è dorata, è trasparente proprio. Ali, se vede la canna attraverso. Allora, facciamo conserva, poi mettiamo il segnalino del pesce, ovviamente. Sbagliato tasto, M per mappa. Inseriamo il segnalino del pesce, ecco qui, presa con larva della zanzara a fondo, quindi ribadisco con la bigaglia, abbiamo 1/0 per la tinca dorata. A questo punto rimane la tinca normale e il carassio. Vediamo un po' come prenderle. Allora ragazzi, la bigaglia in cattura con bigattini rossi, abbiamo 1/0. Vediamo se riusciamo a sfoltire ancora una volta la lista. Piano piano, se no si slama. Ecco qui, abbiamo preso un fantastico carassio da 627 grammi, 27 centimetri, 78 crediti. Andiamo a metterlo nella mappa, in modo da farvi vedere con precisione dove è stato preso. Ecco qua, in questo punto qui. Ripeto, con bigattini rossi a fondo abbiamo 1/0. Adesso vediamo se riusciamo a tirar fuori la tinca e a chiudere il video. La Fenix in cattura è anche abbastanza faticata. La Fenix, si vede che è proprio una canna abbastanza base, eh? Vediamo che cosa stiamo tirando fuori. Con gamberi di fiumi tagliati abbiamo 1. Poi anche la bigaglia è andata in cattura. Oh, finalmente la nostra tinca da trofeo 2,98 kg, 41,9 cm e 326 crediti. Adesso mi dai la ricompensa, il metodo mixa le spezie piccanti, 3.000 crediti e un bike coin. No, niente di Monumento Washington, non ci interessa. Mettiamo, se ce la faccio fa tutto, tolgo un marchio perché se no non mi bastano. Mettiamo il marchio per l'ultimo pesce catturato in questo punto. Vediamo se riesco a prendere anche questa, vediamo che cos'è. Abbastanza la svelta, a 21 metri. Fa molto alla svelta. Ecco qua, è una carpa prussiana, niente di interessante. Allora, ragazzi, siamo riusciti a prendere tutti i pesci della lista. Fondamentalmente in questi due tre luoghi, diciamo, questi tre spot. Diciamo che si prendono abbastanza, diciamo, mediamente velocemente, con una velocità media, perché comunque con le stesse esche
abboccano tanti altri pesci, quindi è una questione un po' di selezione. Comunque, bene o male, siamo riusciti a prenderli tutti. Questi sono i punti. Qua ce n'era un altro, ho tolto la boa perché le ho terminate. Devo cancellare qualche boa inutile. No, a dire il vero, scusatemi, queste non c'entrano niente perché sono le boe della pesca alle carpe del, diciamo, del video che feci del The Great One. I punti sono qua, praticamente in questo punto qua, dove ho il puntatore del mouse, questo punto qua e quest'altro punto qua, quindi praticamente questi tre punti. Ecco, mentre chiacchieravo, ho boccato un altro pesce. A questo punto liberiamo tutte le canne, vediamo che cos'è. Addirittura 33 metri con sanguisughe. Questo sarà un pesce gatto perché non si dimena più di tanto. Probabilmente un silorotto, niente di particolare. E poi andiamo a vedere cosa dobbiamo fare nel prossimo video, nel prossimo video dedicato a Weeping Willow, la prossima missione. Innanzitutto vediamo che cosa abbiamo preso. Esperienza non mente, pesce gatto, sì, pesce gatto, silurotto, niente di particolare. Allora, andiamo a vedere la prossima missione. Andiamo a vedere la prossima missione. Abbiamo sbloccato esplorazione Weeping Willow. Dobbiamo prendere una piramide comune, un cavedano, un luccio del nord e un siluro che abbiamo appena preso. Quindi ci è stato abbonato, tra virgolette, ma dobbiamo comunque catturare questi tre pesci. E carpe del Weeping Willow: carpa ibrida F1, carpa comune, carpa erbivora, carpa specchi, carpa cuoio e carpa albina. Escluso F1, queste già so dove prenderle, in quanto è stato fatto il video appunto e la live anche un po' di tempo fa sui pesci, diciamo, la cattura delle carpe. La F1 è un po' più difficile da trovare, ma comunque ci metteremo d'impegno. E poi verrà fuori il discorso del mostro. Allora, ragazzi, passiamo in pre. Allora, eccoci, il video termina qui, ragazzi. Vi ricordo che se volete vi potete iscrivere al canale, vi consiglio anche di iscrivervi al Discord che trovate sempre nelle descrizioni dei video, in modo che vi potete unire alla ciurma del gruppo, anche perché sarà importante, anzi sarà fondamentale per chi volesse entrare a far parte poi un domani quando verranno fuori dei club, i club che saranno nel prossimo aggiornamento. Allora, ragazzi, noi ci rivediamo a questo punto il prossimo giovedì con la seconda missione dedicata a Weeping Willow e poi ci sarà la terza, poi fino ad arrivare al mostro. Buono ragazzi, vi auguro una buona giornata e un'ottima estate, visti i gradi che fanno. Va bene? Alla prossima, ciao!